Le uniche due forze al mondo capaci di portare alle lacrime miliardi di persone sono lo sport e la musica. DJ Showtime con Gianluca Gazzoli. Vi racconterò tutte quelle volte in cui la musica ha reso indelebile un gesto atletico o in cui lo sport ha portato la musica nell'Olimpo. Sull'app di One Podcast, sull'app di Radio DJ e su tutte le principali piattaforme. Che spettacolo! Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelant. DJ, riavvolgi. Su Radio DJ siamo ritornati per una nuova settimana in diretta con Cattelant. Sono ritornato anch'io a Milano, vedo tutti i miei amici di nuovo dal vivo. Yeah! Così, vis-a-vis. Ah, che belli che siete, mi eravate mancati. Sigla! Oh! 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 Rieccomi qua. Ciao. Sono passate queste più di tre settimane che, sì, ci hanno separato. Sono felice di essere ritornato qui insieme ai miei amici, alla Fosca, al Maurizio, al Walter. Come state? Bene, ma tu lo sapevi che Spiller è un cognome? Pensavo che Spiller era un coglione. No. Non sapevi che Spiller era un coglione? No, Spiller? È un cognome, l'ho scoperto di recente. Io sempre pensato fosse un nome d'arte.
E invece è un cognome diffusissimo. Però scusami, esatto. Ma io stavo facendo un'apertura su quanto mi siete mancati così e niente. Ma perché ti stupisce la cosa? Perché? Cioè, per esempio, il prossimo pezzo che abbiamo in scaletta è Ligabue. Sì. Che non è che è Luciano Ligabue, no? È Ligabue, c'è scritto Ligabue. È il suo cognome anche quello. È il suo cognome anche quello, ma perché non dovrebbe esserlo? Perché Spiller io sembrava pensato fosse un nickname. E invece è un bellissimo cognome che è diventato nome d'arte. Vabbè, sì. Niente, volevo darvi queste. Possiamo andare avanti? E io vorrei ricominciare, però, perché così non so più, mi ha ammazzato il mood, non so più cosa fare adesso. Così volevo dire. Ma no, ma guarda, va bene, tanto sono ancora talmente rintontito che non capisco più niente. Non capisco più niente perché sono state settimane intere. No, devo dire la verità, non voglio farla più grossa di quello che è, non tutte le settimane. Proprio forse gli ultimi giorni. Gli ultimi giorni incominciavamo un po' a sentire tutti la fatica, anche perché parlando di Eurovision, voi avete visto 3 show in televisione. Noi ne abbiamo fatti 12 in una settimana, perché ogni puntata la facevamo esattamente uguale, vestiti, truccati, con tutte le esibizioni, 4 volte. Che da una parte è stato molto utile perché ti aiuta ad arrivare lì pronto, dall'altra parte alla fine è un po' pesante, anche perché l'ultima durava 4 ore e un quarto, quindi abbiamo fatto 4 volte quella roba lì. Però è bello. Cioè non sono quelle prove all'italiana. In Italia le prove si fanno così. Facciamo le prove, sì dai, facciamo le prove. Vabbè, niente, poi vado là, poi vengo qui, poi dirò poi dirò così più o meno. Invece lì ho tutto perfetto, giusto. Infatti poi ti aiuta a essere sereno. Ma non parliamo più di questo. L'Eurovision è una pagina passata della mia vita. Le pagine future, guarda, c'è la Sami subito che ha scritto, ci ha mandato una foto con i biglietti del teatro, dello spettacolo a teatro che farò questo inverno, autunno, inverno, insomma, a novembre così. Mi fa: ah, ma cos'è questa novità? Cos'è? Sami, stai tranquilla che da qua a novembre ve ne parlerò di questo spettacolo a teatro. Si intitola Salutava Sempre. Settimana scorsa abbiamo messo in vendita i biglietti. Ve ne parlerò. Mi hanno detto che inizi lo spettacolo leggendo sempre una mia poesia. Partirà veramente così. Siccome lo spettacolo sarà ambientato al mio funerale. No, questo è vero. Lo spettacolo sarà ambientato al mio funerale. Questo sarà la colonna portante dello show. E quindi inizieremo con le poesie di Maurizio Rossano. Ma oggi in realtà vi vogliamo parlare di Fosca. Perché Fosca si è scontrata dopo tanto tempo con una dura realtà, cioè il tempo che è passato nel mondo per se stessa. Fosca, posso quotare quello che hai detto prima? Non completamente, ti prego. Non completamente, perché guarda che quella parte lì secondo me mi evita un preambolo lunghissimo e ci permette di arrivare direttamente. Ho paurissima. Allora, perché parlo con voi prima Fosca del programma? Fosca ha detto, sabato sera sono uscita ben disposta. Avete presente quando uno esce indisposto? L'esatto contrario, cioè ero proprio ben disposta, sono uscita dicendo: allora allora ragazzi, sono stati anni difficili, sono stati periodi difficili, non so cosa è successo, mi sono impigrita, forse non so, forse non mi piaceva più la gente in senso assoluto così, ma stasera esco, sto aprendo delle virgolette, sto aprendo un virgolettato, stasera esco e uno me lo porto a casa. Cascasse il mondo, uno me lo porto a casa. Poi ci ha raccontato della sua serata, che comunque è stata divertente, piacevole. Ha incontrato delle persone anche piacevoli. Sì. Ma alla fine non si è concluso niente. No. Non si è concluso niente. Come mai? Ma non lo so, non riesco a capire. Allora, allora forse sono io che sono distanziante? Perché poi uno si fa delle domande, dice: ma è colpa mia? È la gente che nel frattempo è cambiata. Sì, cioè, sì. Tu magari sei uscita. Sì. Con un'attrezzatura, delle armi. Cioè, è come se tu fossi uscita con la baionetta. Intanto avevo una mini di pelle. Però magari tu sei uscita con la baionetta per andare a fare questa battaglia. E ti sei accorta che ormai ci sono le armi informatiche. Cioè, ormai forse è cambiato l'armamentario a disposizione, non lo so. Sì, cacchio, però io dentro quel mondo informatico non è che ci stia tanto. Cioè, diciamo che a me piace ancora un po'. Noi siamo vecchia scuola, ma anch'io come te, anch'io. Ecco, se domani mia moglie mi lascia, ci soffro. Poi a un certo punto dico: Sandrino, ti toccherà rimetterti sul mercato. Sì. Io sono convinto che la prima volta, le volte a seguire, che esco nel mondo per cercare di voltare pagina nella mia vita, avrei la stessa difficoltà tua. Cioè, sono convinto che mi troverai in un mondo che non è più quello dell'ultima volta in cui avevo dovuto sciabolare le mie armi. Lo so. Cioè, non c'è più. Non si flirta più, cacchio. Non si flirta più. Cos'è che. Allora, ne avevi individuati 4. Sì, che per me è un record assoluto, perché forse neanche in una vita me ne sono piaciuti. Infatti, tra l'altro, la Fosca è iperselettiva. Quindi, cioè, averne trovati 4 in serata, dice: vabbè, su 4. Tutti, cioè 4 intendiamo, 4 che piacessero a te, maggiorelli, che però ti hanno anche dato
dato l'idea che tu piacessi a loro, giusto? No, questo non lo so, nel senso, sai, si chiacchiera, quindi... Comunque, ragazzi, vi siete salvati la vita. Sì, no, madonna. Cioè, quelli lì sono, cioè, quelli che erano a Bali durante lo tsunami e lo possono raccontare. Che dicono: oh, sai che ero lì in vacanza a Bali, è arrivato lo tsunami. Per fortuna sono partito il giorno prima, sono andato via il giorno prima. Non sapete che proiettili avete schivato. Avete schivato. Questo. Però insomma, sì. Te ne piacevano quattro così e ti hanno deluso. No, nel senso, non è che ne abbiano deluso, è che non è. Si chiacchiera e poi tutto improvvisamente muore lì. Cioè, a ripetizione. Perché tu volevi che loro prendessero l'iniziativa. Cioè, se tu sei ancora legata a quel vecchio modo di fare, dove è comunque un po' il ragazzo che deve punzecchiare. Sì, o comunque che magari si chiacchiera un po', si beve una roba. Adesso non è che necessariamente deve succedere tutto in una sera, no? Sì, nonostante fosse il tuo piano. Questo va bene. Nonostante il tuo piano fosse chiaro fin dall'inizio e doveva andare così. No, certo, poi io. Anzi, le cose migliori incominciano con calma. Sì, c'è anche quella cosa lì di. Poi ci scriviamo. No, niente. Invece niente. Niente. Non è un invito, scusate, perché già all'inizio. No, adesso arriveranno i messaggi. Fosca, ci sono io, vengo io. Tutto ti io. Devo vedere. Sì, deve fare un checco curato. Però se volete parliamo un po', se siete anche voi parte di quella generazione che si è presa una pausa dalla socialità. Sì. Ma in genere, in tutti i campi, non solo quello sentimentale, se tu ti prendi una pausa da un certo tipo di socialità, quando poi ci rientri, le cose cambiano ai 200 all'ora, no? Quindi ti trovi magari un po' a disagio con le persone con cui pensavi di avere più cose in comune, invece non ne hai, pensavi che sarebbe stato più facile fare qualcosa, invece non lo è più. Quindi insomma, parliamo di come cambia la socialità quando uno ne è escluso per un po' e poi si deve reinserire. E se qualcuno ha dei trucchi portentosi per far funzionare le cose in modo normale. Anche. Oh, la Fosca aveva la gonna di pelle. Non vi sto ad aggiungere altro. 347-342-5220. Parliamo di socialità e di come cambia velocemente anche all'indirizzo mail diretta @dj.it. Tecnicamente sarebbe anche un argomento alto, poi noi sapremo rovinare e tenerlo proprio raso terra. Però potenzialmente potrebbe anche essere una cosa alta. Iniziamo con Ligabue, che non ci crederai mai. È il cognome. Incredibile. Non è. Lo sapevo perché sono fan. Però per quelli che, cioè, perché non mettono anche il nome? Tipo Josué Spiller e Ligabue Luciano. Cioè, è nome e cognome. Vabbè, Ligabue, il nuovo pezzo, non cambierei questa vita con niente. Io personalmente niente. Ligabue su Radio DJ. Non cambierei questa vita con nessun'altra. Lo dici tu con quell'aria così convinta. E tieni il tempo di un pezzo solo per noi dal finestrino. Il mondo sembra più stanco che mai. E mentre radio col mare si mangia tutto. Scrivi bastardi sul vetro con il rossetto. C'è una carraia, mi dici fermati qui, balliamo lento. Nessuno l'ha mai ballato. Che l'amore l'ha fatta re, altro che alzi le braccia e giuri che abbiamo sempre vinto noi. E abbiamo vinto noi. Non cambierei questa vita con nessun'altra. Ed una lacrima scende ma non fa niente. Ci siamo persi qua giù, ci siamo persi. E in un momento ci vedi già su. E guardo te, vedo che la musica va da sé. Altro che, ma tu questa notte gira la pure, gira la come vuoi. Che abbiamo vinto noi. È un giorno morto, intanto risorto. Le prime luci si stanno accendendo laggiù. Di lunedì cosa trovi di aperto? Di lunedì le chiavi di tutto le hai tu. Non cambierei
farei questa vita con nessun'altra. E guardi il mare che schiuma, si è fatta l'alba. Ci siamo persi qua giù, ci siamo persi. Dimmi che cosa vorresti di più. E guardo te, vedo che l'amore l'ha fatta re, altro che. Collega, siamo sulla stessa lunghezza d'onda? Non cambierei questa vita con nessun'altra. È arrivato un messaggio di Michela che non c'entra molto, ma noi non è che vogliamo solo messaggi che c'entrano, anzi. Cioè, no, però è bello perché ti fa pensare a come cambia anche l'utilizzo della radio. La radio di un po' di natura vive nel momento in cui la fai. Anche questo, no, guarda, stavo dicendo, non c'entra niente, ma forse c'entra. Perché anche questo è un esempio di come cambia la socialità e anche l'usufruire delle cose. C'è scritto Michela un messaggio dicendo: ad ogni diploma faccio binge watching di qualcosa di comico per pareggiare la fatica e l'ansia dello studio. Ah. Per la maturità mi sono spaccata di video di Ellen DeGeneres, dell'Ellen Show. Per la laurea triennale mi sono sparata tutto The Office. E adesso mi sto accorgendo che Cattelan mi sta accompagnando alla laurea magistrale. Non ho mai ascoltato molto la radio prima di un anno fa. Adesso ho iniziato ad ascoltarvi, tra l'altro il gancio per lei, si vede che studia anche cose simili, è stata il mercoledì con la dottoressa Andreoli, poi è rimasta attaccata a noi, si è divertita e adesso si sta ascoltando 4 nostre puntate ogni giorno a ritroso. È arrivata a gennaio di un anno fa, sì. Quindi ci sta in qualche modo vivendo come una piccola serie, perché poi anche noi che raccontiamo la nostra quotidianità tutti i giorni, cioè il nostro programma è fatto di questo, partiamo da me, da Fosca, da Maurizio, da Valde, da quello che succede a noi e lo allarghiamo un po' a voi, ci sta seguendo come una serie. Io sinceramente non ci ho mai pensato a questo tipo di utilizzo della radio. Bello. Figo, no? Brava Michela. Allora, al telefono anche lui, di nuovo sul mercato e con l'ansia della prestazione, c'è Luca. Buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Collega, come stai? Bene. Ti dico collega Luca perché 42 bello. Anni, romano, vedo sì. Attore, ma attore ti vediamo in televisione o sei come me uno che frequenta il teatro? Allora, mi piacerebbe avere la tua stessa carriera in questo momento, però sì, diciamo un po' dappertutto, anche spot. Fai un po' di pubblicità, cose così. Bene. Diciamo, la cosa più bella che mi è capitata ultimamente è fare una serie con Andrew Scott, ma... Vabbè. Chi è Andrew Scott? Mi sembra uno figo, ma in questo momento... Moriarty di Sherlock. Orca miseria, bello, mazza. Una cosa figa. Complimenti, quella. Anche perché diciamocelo, Luca, la pubblicità... Sì. Quanto grano ti fa la pubblicità paga, guarda, quando senti gli attori che dicono no, io il teatro perché le assi del palcoscenico così, no, è perché non ti vogliono manco nelle pubblicità, perché sennò esatto, faresti le pubblicità esatto. Che ti fanno guadagnare però purtroppo non sono più gli anni 80 che veramente era veramente bello. Vabbè, Luca veramente... Luca lo so, sappiamo tutti perché negli anni 80 era bello. Perché non ti facevano una fattura neanche a ridere, era bello e brutto per tutti, cioè era bello per chi li prendeva magari, a parte che poi vai a dormire con la coscienza, secondo me vai a dormire con la coscienza sporca e dormi male e muori prima, cioè se fai quelle cose lì muori prima perché passi le notti, però insomma sì, erano altre epoche, diciamo così. Senti Luca, allora attore romano e incredibilmente sei sul mercato, che così... Sì, cioè nel senso che a ottobre concludo questa relazione abbastanza lunga perché sono stati 5 anni. Sì? E... Con un'attrice? Sì. Però anche te Luca adesso. Lo so. Tu che frega... l'attrice romana è un po' un genere? È abbastanza un genere, no? Diciamo che la mia analista dice perché. Sono faticose. Collega, sono faticose. Attrice romana è faticosa. Vabbè, comunque ti sei voluto buttare in questa cosa perché comunque si lavora insieme, si sta insieme, gira una scena, gira un'altra scena, così. Ok. Esatto.
E quindi no, niente, quindi adesso sto attraversando tutte le fasi del single, che a 42 anni, cioè siamo colleghi anche di maggio 80. Sì? E ah, fantastico. E qui a quel punto dici Toro che si scontra contro la fluidità di questi tempi. Che mercato c'è per un 42enne? Perché comunque 42 è anche un'età strana dove quelle più o meno della tua età saranno un po' tutte fidanzate, sistemate, esatto, così, o anche quello è cambiato? Perché l'ultima volta che ho frequentato, io comunque ormai sono fuori mercato, ci stavamo pensando, io e mia moglie l'altro giorno, sono ormai 14 anni, porca miseria, 14 anni è cambiato il mondo. Però ai miei tempi a 42 anni, io ne avevo 20, 8 così, però a 42 anni uno era sistemato, magari adesso no, cioè la gente si prende più libertà, è più singola a 42, o fai fatica a trovarle libere più o meno della tua età? Mi aspettavo più scioltezza, in realtà, come dire, soprattutto forse nelle ragazze ovviamente si accumulano storie, quindi a questo punto, arrivati a questa età, diciamo che non c'è più tanta leggerezza, cioè nel senso che gli ex si accumulano e diventano... Ah, certo, motivo... e quindi le ferite, anche un po' la sfiducia sono cresciute. Quindi diciamo che è difficile poi fare una serata in totale spensieratezza. Diciamo, cioè, che senso... prima di mettersi con te vogliono capire in quale modo già vissuto potrai ferirle. Esatto. Ok, cioè, giusto, potrei... Sì. No, nel senso che sentivo pure anche prima Fosca, in effetti c'è magari uno con tutte le armi possibili, però poi c'è il contesto che c'è il contesto che diventa difficile, sì, da gestire. Però è vicendevole, no Luca? Anche tu adesso che sei uscito da questa relazione, immagino che avendo 42 anni ne hai già vissute altre prima, cioè anche sì, tu ci avrai un po', cioè un giubbotto antiproiettile, anche tu ci avrai un po' di roba, no? Da scaricare, sì, sì, sì. Sì, è quello il problema, forse dovremmo arrivarci forse più leggeri a 42 anni e quindi essere più... Non lo so, cioè nel senso quello che ho scritto, l'ansia da prestazione non è ovviamente solo dal punto di vista fisico, ma proprio anche di... Di socialità. E quindi, ma sei uscito quindi adesso in questo periodo, sei andato in un locale a frequentare robe, rinizi a uscire con gli amici, quelle serate di gruppo dove dicevi magari conosco qualcuno... Diciamo che purtroppo ho buttato lì un Tinder, ma come dire, cioè sono quelle robe che si fanno male, ecco, cioè nel senso che uno non dovrebbe mai fare. Sì. Però vabbè, serve in realtà per sbloccare così dopo 5 anni che stai bene. Sì, anche, la tinderata persona... è un po' lubrificante, no? Dice, vabbè, partiamo così, qualcuna. E com'è andata? Sei arrivato al momento delle chiacchiere? Hai fatto un po' di discorsi? Sì, però come ti dicevo appunto poi si finisce sempre per non vivere magari quella situazione lì, ma dire io vengo da questa relazione che poi lei o lui mi ha ferito perché in realtà io sono fatta così e non cambierei mai, e quindi dici ok, come la risolviamo? Dovrebbero succedere quelle cose dei film quando trovi quei due sentimentalmente zoppi, ognuno per i suoi motivi, e combaciano e tu superisci quella roba lì. Però sì, nei film, Luca, quante cose di quelle che fai nella pubblicità o nei film poi succedono nella vita reale? Vorrei attuarli nella realtà, ma Senti, ovviamente avevi un identikit, adesso senza conoscerti, senza vederti, sì, però insomma Luca 42, Roma, attore, così, qua a noi ci è arrivato un Tinder privato solo per te, cioè avresti roba di cui esplorare da qui a fine anno, e poi se vuoi ti giriamo qualche contatto. Luca, un abbraccio. Grazie Ale, ciao. To be shared by two. You used to be obsessed. Now you won't even glance in my direction when I walk in the room. Used to get you undressed. So it's hard to admit it, but I still got a lot to prove. Because you're second guessing, but now you just a lost cause, trying to find some meaning inside. I can't believe I lost us, and it doesn't feel right at all. That's why I'm standing outside for you.
Bello, ci stiamo spostando sui bagagli sentimentali che uno si porta dietro a una certa. Qualcuno giustamente mi fa notare che c'era un episodio di How I Met Your Mother dove avevano messo in scena più o meno questa situazione in cui il protagonista Ted vedeva tutte le persone per strada andare in giro con un grosso bagaglio, con un bagaglio più o meno grosso, e quel bagaglio rappresentava le esperienze passate e soprattutto le relazioni passate. Ah, sì. Perché ogni cosa che ti sei lasciato alle spalle comunque un po' te la trascini, anche se non dovresti. È quello. Posca, sì. Scusami, passami quella bottiglietta d'acqua lì. Questa? Sì, quella lì. Lanciami la bottiglietta. Aspetta che la chiudo bene, mica che allora, Fosca, Luca, tutto il pubblico, vi sto dando un insegnamento. Vieni qua. Allora, quanto pesa questa bottiglietta? Adesso metà della metà? Quando fai 33 diviso 2? 33 diviso 2 fa un 17. E qualcosa. Giù di lì, una roba del genere. Ma non è il peso della bottiglia che conta, Fosca. No? È per quanto la tieni in mano. Se la tieni poco, non ti dà fastidio. Se la tieni un po' di più, ti affatichi, ti si intorpidisce il braccio. Se la tengo tutto il giorno, non riesco più a muovermi, sono paralizzato. Sì. Hai capito? Questa metafora mi piace quasi quanto quella che usi dello zainetto coi sassi. Sì. In entrambi i casi non sono mie, questa l'ho vista su TikTok un'ora fa. Mi è sembrata pertinente in questo momento, mi piaceva molto. Sì. Però è vero, non è il peso delle cose, è per quanto tempo te le trascini dietro. È quella la roba che poi ti blocca, perché le cose hanno tutto il loro peso, ma chi se ne frega. Se poi non ci pensi, se riesci a non pensarci, passa. Visto? Puoi elaborarle. Vedi, poi uno dice TikTok. Trovata su TikTok. Era un professorone all'università con i suoi studenti. Ragazzi, quanto pesa questo bicchiere d'acqua? E tutti come Fosca. 300 grammi. Lui. No, è quanto lo tieni in mano che fa la differenza. That's what she said. Allora, andiamo in pubblicità. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Vi ricordo il nostro numero 347-342-5220. Diretta a @dj.it. È il nostro indirizzo mail. Torniamo tra pochissimo. Attenzione, riparte l'azione, Cattelan tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Cattelan, incredibile, proprio lui. DJ, riavvolgi.
primo disco lanciato da Maurizio Rossato a Radio DJ. C'è gente impazzita che sta ballando in tutta Europa, da Dublino ci sta scrivendo, dalla Spagna. Kate dice anche: io ho il suo CD, ma qualcun altro ce l'ha? Secondo me no. Cioè, Paulina Rubio è una che te l'ascolti, te l'ascoltavi in questo periodo, però non è che vai a comprare il CD. Tu vai a comprare il CD di Paulina Rubio. Magari qualcuno l'ha tenuto. Ma magari in Sud America. Ma anche qua in Italia. Potrebbe essere un oggetto da collezione. Oddio, ai tempi, il 2001, non è che c'era Spotify. Cioè, ovvio, adesso te la senti su Spotify, te la balli così. Boh, magari sì, nel 2001 il singolo, qualcuno se l'è portato a casa. Ma io mi concentrerei ancora su Spiller. Sì, perché Rubio, Paulina Rubio è il suo cognome. Anche Rubio, che vuol dire rosso. Rubio vuol dire rosso, eppure, nonostante sia una parola con del senso, è il suo cognome. Non vi dirò mai più niente. Un giorno facciamo la puntata su gente che ha il cognome che ha un senso. Tipo, Donati è una parola che esiste. Sì. Rossato, Rossato, tu sei Rossato Rubio. Comunque, Rubio vuol dire. Il mio non vuol dire niente. Beh, qualcosa vorrà dire. Magari in dialetto. Magari Catteland. Adesso noi abbiamo fatto questo programma Catteland. Perché suonava bene, era un po' il parco giochi nostro, così. Però magari deriva da quello. C'era la terra di un signor Catte e lì è diventato. Non è indagare. Vai a capire. Comunque sì, Spiller è il suo nome vero. Tra le altre cose, essendo veneto, siccome è esattamente come Catteland, sì? La versione giusta è Catteland. Sì. E lui sarà Spiller. Sì. Il signor Spiller. Ha iniziato a girare i dischi nella movida veneziana, infatti. Sì. Sì, e suo padre si chiama Giorgio Spiller. E sei andato su Wikipedia, hai fatto la pagina. Mi ha appassionato. Ti ha appassionato questa roba qua. Bene. Tra le altre cose, Maurizio è uno che si appassiona alle storie, che adesso sembra sempre un po' distaccato, emotivamente estetico. Attento alla pubblicità. Attento solo alle cose che lo riguardano. Così. Invece, quando tu prima hai raccontato che è riuscita, tutta bella carica, e poi non hai portato niente, hai incontrato quattro ragazzi, questi non hanno, hanno perso tempo, se ne sono andati così. Lui durante la pubblicità li ha chiamati uno per uno e gli ha chiesto di dare almeno una spiegazione. Cioè, sì, di non lasciarti così. Sì. Cosa hanno detto? Ehi, fate un po' di spesa, adesso chiamo, datemi da fare tutto. Cosa? La spesa! La spesa. E continuavano. Beh, hai capito qualcosa? Se sai che non è così lontano dalla realtà. Beh, certo, ma immaginiamo. Tra l'altro uno ha detto la spesa. Perché ti consigliano anche di andare all'Esselunga. Dicono che all'Esselunga sia un posto dove cuccare, perché agli scaffali parli del più del meno, eccetera eccetera. Questo varrebbe per tutti gli altri supermercati, certo, ovviamente, mica solo per l'Esselunga. Però a Milano, ti parlo sempre dei tempi in cui ero single io, a Milano si diceva che l'Esselunga di via Papiniano fosse l'Esselunga dei single. Non vorrei dire una cretinata, ma addirittura uno scompartimento preciso, cioè non so, il bancone surgelati era il posto, era una specie di codice segreto in cui i single di Milano si andavano a incontrare. Pensa. Non ho mai capito. Anche quello di Solari comunque butta bene. Perché io quando ero single non ho mai fatto la spesa in tutta la mia vita. Davvero? Mi nutrivo di musica, di bacche che trovavo in giro. Al telefono c'è Claudia, buongiorno. Ciao. Come stai? Bene, tu? Allora, intanto sì, ci dicono che Catalan probabilmente è catalano, cioè deriva dalla Catalogna, cioè uomo che viene dalla Catalogna. Era più semplice della storia che abbiamo inventato noi, ma ci piaceva lo stesso. Claudia, come stai? Bene. Comunque volevo fare un appunto, è Spiller, perché io sono veneta. E non si dice Spiller? No. Ma scusami, ma l'accento non va sempre sull'ultima consonante? Cioè sull'ultima... Non semplissimo. È come in latino quando ci sono gli irregolari, nome di città o piccola isola, una declinazione diversa. Esattamente. Anche lì Spiller è uno di quei casi in cui forse non si dice con l'accento sulla fine. No, senti, Claudia, sei veneta ma stai a Milano? Sì, esatto. Da quanto tempo? Da tre anni, quasi. C'è ancora l'Esselunga di via Papiniano? Cioè, che tu sappia. Credo di sì, andavo in quelle Gaolenti. L'Esselunga c'è, ma dico, c'è ancora quella cosa che ci vanno i single a incontrarsi? Quando sono arrivata a Milano mi avevano detto di sì, ho provato, ma è andata male. È andata male, magari hai sbagliato... Orario. No, come si dice, sezione. Come si chiama? Non, mi viene scompartimento. Corsia. Magari hai sbagliato corsia. Sei single adesso? Sì. Da? Da tre anni. Ah, da quando sei venuta a Milano praticamente? Cioè hai lasciato l'amore in Veneto? Ero single. Ah, ok. Ma l'hai perso venendo a Milano o siccome hai perso l'amore in Veneto hai detto vabbè, sai che c'è, già che ci siamo, cambiamo tutto, cambiamo città. Bravissimo. E? E niente, e poi volevo riallacciarmi a Fossa, che ogni tanto anch'io la sera esco predisposta, ma
torniamo a casa molto molto male. Ma come mai? Comunque ragazzi, anche lì, io adesso non voglio fare il nonno che vive nel passato così. Adesso, no, guarda, infatti evitiamo di dire ai miei tempi. Esatto, che non è il tempo, ma sì, chi se ne frega, esatto. Ma che gente frequentate, perché tra i miei amici ti assicuro che nessuno vi avrebbe fatto andare a casa con la bocca all'ingiù, col sorriso triste. Nessuno. Ma secondo me il vero tema sono le app. Di un po', che io quelle non le frequento, non le conosco. Dimmi un po', qual è il problema? Io non ce la faccio, ma è tutto finalizzato a quello, cioè non c'è più l'approccio, mi avvicino, ciao come stai, ma che fai nella vita, non ci sono argomenti. Quando sei lì, allora questa cosa qua io la sento sempre dire, ma non capisco, se mi sembra molto simile a un'altra cosa che mi stanno raccontando e che non ho ancora vissuto, ma fra un po' mi capiterà. Cioè, i ragazzini di oggi, anche quando vanno a casa dell'amico, cioè vanno... più raramente a casa degli amici, no? Ai nostri tempi si faceva di più. Ma adesso, anche quando vanno a casa dell'amico, stanno sul divano, uno di fianco all'altro, tutte e due col telefonino in mano, a parlare probabilmente tra loro due, ma anche con gli altri amici dentro una chat. Quindi, nonostante siano lì in presenza, comunque si mettono sul telefono perché gli permette di parlare con altra gente. Ma quindi vuol dire che, Claudia, tu vai in un locale e il ragazzo davanti a te parla al telefono? Probabilmente sì, oppure non mi vede, oppure mi dice ah ciao come stai, che fai nella vita, ok ciao, e poi te va via. Esatto, cioè, hanno poca curiosità nel conoscere. C'è Fosia che sta dicendo sì, è così, è esattamente quello che mi è successo. Ma io ho anche una teoria, che è questa: esattamente come al supermercato, quando devi scegliere una tisana vai e sei circondato di tisane e pensi di avere una scelta infinita. È la stessa cosa rispetto alle app, cioè uno ti vede, magari può anche pensare, magari può anche non piacerle, o magari può pensare ma che carina, però allo stesso tempo pensa tanto poi dentro quell'app ce ne saranno di ancora più fighe, perché perdere tempo qui, che poi torno a casa e mi scelgo quella migliore in assoluto che posso trovare, e poi comunque ne avrai sempre una migliore che stai cercando. E non è triste questa cosa, che tu hai un catalogo di persone da scegliere e dici ah va bene questa carina, prova a scrivere, se non c'è scintilla, dici ah no vabbè. Ma con questi telefoni, ma vi propongono di fare sexting? Voi che frequentate ancora gli esseri umani? Personalmente no, ma non ne sarei capace. Se devo essere sincera, non credo di essere. Vorrei fare una, non lo so, però fare una puntata su cosa passa nella testa di quelli che mandano le foto K. Cioè, qual è il momento in cui pensano, dai, è una buona idea? Cioè, qual è quel momento lì in cui pensano, ma sì, dai, perché no? Perché no? Oppure anche le video call. Anche le video, la settimana scorsa abbiamo parlato con una ragazza che si era un po' stranita perché questo tipo qua, conosciuti da poco, voleva fare le video call. Non lo so, cacchio, guarda, mi sembra veramente, cioè, ti sento parlare, mi immagino la situazione, ma è come essere uno spettatore di Quark che vede una puntata di un posto in cui non è mai stato nella sua vita, che quindi non si sa tanto capace. Però diciamo che sei stato fortunato tu, che sei riuscito a trovare l'amore della tua vita in quel film sospetto. Io ho fatto jackpot. Però guarda che è vero, cioè probabilmente sarebbe stato un po' più complicato. Ma molto proprio entrare nell'intimo sarebbe stato più complicato, no? Cioè entrare nell'intimità di una persona, non lo so. Nell'intimità intesa come conoscenza profonda, non nell'intimità. No, non nelle mutande, no, non nell'intimo nelle mutande, no, entrare nell'intimo della persona. Ma sì. Eppure adesso è facile quello. No, esatto, purtroppo. quello è più semplice. Sì, ma secondo me è Fosca, cioè sabato poteva anche essere quello. Ma a me sarebbe bastato avere quella cosina che tornavi a casa. Quel friccichio, l'emozione, di tornare un po' emozionata. Esatto, di tornare a casa un po' emozionata. Comunque Claudia, io la capisco Fosca. Sì, stavi andando benissimo con questa cosa dell'intimo delle mutande, eppure avevi passato il nostro test rigidissimo al telefono. Fosca ti ha anche proprio chiesto prima di mandarti in onda. Sì, Claudia da Milano, ok, 36 anni. Sì. Claudia, sei pazza? Così, perché a noi ci piace sapere se chi sta venendo al telefono è pazzo o no, ma non per mandarlo via, per essere pronti. Io ho detto sì. Hai detto sì, hai fatto bene. Claudiona, ti mandiamo un bacio. Ciao Ale, ciao Fosca. In bocca al lupo, ciao. Padre mio, non ti ucciderò. Fino a dove posso spingermi per amore? Padre mio, ho già il vestito buono. Fino a dove ti sei spinto per raggiungermi?
ad aspettare tra giocattoli e pistole. E mille, mille volte non mi riconosco più. Sono ancora ad ascoltare tra rumori e le parole. Io non fuggirò. Resta qui. Giocattoli e pistole. E mille, mille volte non mi riconosco più. Sono ancora ad ascoltare tra rumori e le parole. Io come una serpe cambio pelle scivolando fuori da me. Che brava che è Madame. Allora, è arrivata talmente tanta roba su questa ultima telefonata che secondo me diventa spin-off di domani. Sì. Ti va bene, Mauri? Sì. Stavi pensando ad altro? No, io mi stavo ascoltando un'intervista di Spiller. Anche. È molto interessante. But it's still very, very groovy. Sì. Got you. And in the club, when you're in the party, what do you like to hear? Ma Maurizio, ma scusami, ma noi ogni giorno stiamo qua, facciamo una puntata a te. Like to be surprised. Sì. Te ti intrippi di una roba e vai avanti, tu ti fai... È come se tu hai puntate complete nella tua testa, ci sono puntate completamente diverse da quelle che noi facciamo. Cosa di spin. Vabbè. No, dicevo, domani facciamo spin-off foto K. Sì. Perché ci sono dei mondi, cioè lo diciamo perché abbiamo visto nei messaggi che c'è roba interessante da un punto di vista sociale. Sì, certo. Cioè, da un punto di vista sociale. Qualcuno ha anche detto, vabbè, però se siete impediti non è facile, cioè non è difficile fare sexting. Claudia diceva, io non sarei neanche capace. Si impara in due mosse. Sì. Ma secondo me non era un non sono capace tecnicamente, non sono capace moralmente, certo, eticamente. Cioè, anch'io, io non sarei capace di mettermi piede qua, una roba là, fai l'inquadratura. Ma cioè, che orrore. Ma in quel momento lì, mentre c'hai... Ma non ti senti scemo? Ma sì. Poi un sacco di ragazzi stanno scrivendo anche che è anche un po' un casino, perché tendenzialmente poi ti ritrovi a scrivere il messaggio con la mano debole, non con la mano buona, perché la mano buona la tieni per là. E quindi poi anche scrivere è difficile, ti si incasina il file. Vabbè, comunque poi domani ne parliamo in maniera forse addirittura anche più seria, perché sono arrivati tanti bei messaggi. Intanto vi ringraziamo, grazie mille. Ma sta già chiudendo? Sì, Mauro, lo so che per te siamo fermi al primo intervento, ma noi nel frattempo abbiamo fatto tutta un'altra cosa. Te sei ancora lì con Spiller. Noi nel frattempo abbiamo parlato. Qua fai il DJ set. Senti che bravo. Vai, bravo. Ma sì, ma è sempre bravo Spiller. Non è che qua è bravo, è sempre bravo. Però cosa c'entra? Comunque te l'aveva detto 3 minuti. Non hai sentito tu. Ah, è per quello che stai andando avanti. Quindi è ancora un bel minuto. Ragazzi, sono stanco. Bello pieno. No, dai, allora metti Spiller, dai, metti Spiller. Chiamiamolo. Non c'ho più le forze, metti Spiller. Che bravo. Vabbè, anche se chiudiamo un pelo prima. No, dai, anche un pelo prima va bene. Lo prende Cristiano la SIAE per questa cosa? Penso di sì. Dai, allora tieni su, tieni su. Cristiano Spiller gli arriverà della SIAE per questo momento che stiamo facendo, che a me spiace anche un po' perché ormai è palesemente un riempitivo, però sarebbe bello lo stesso. No, sì, che si capisce. Beh, ho questa vaga sensazione, però senti qua. Mixa con la coppola.
la coppola. Vai Ale, chiudi. Tre minuti, vai. Mamma mia, meno male che sei simpatico, Maurizio. Simpatico. Ci sentiamo domani da mezzogiorno a l'una meno qualcosa. A l'una meno qualcosa, come al solito su Radio DJ. Ciao a tutti. Ha levato la coppola? No, okay. Bravo, comunque bravo. Ammazza. Non dormire fa ingrassare? Perché i fenicotteri stanno su una zampa sola? Esiste il gene dell'infedeltà? Ascolta le risposte a queste altre domande, impara ogni giorno qualcosa di nuovo e fai bella figura con amici e parenti. Brain Stuff Italia con Francesco Foderà sull'app One Podcast, sull'app di Radio DJ e su tutte le principali piattaforme.